perché i russi sanno come cogliere i clienti. Ero appena arrivato quando a un certo punto una ragazza bussa alla porta e non una qualunque. Uno schiaffo! Buongiorno, signore. L'ufficio è chiuso. Lo spero bene per voi. Io di sicuro non torno. Che deve fare? Che devo fare? Lavorare. Non l'avete ricevuta questa? Nuove norme dell'ufficio di igiene. Direttiva 1143. In effetti io non ne ho per molto, ma forse è meglio che usciate, perché questo è un insetticida. Sì, puzza come? Sì, puzza. Senta, noi scendiamo. Lei non lo dice a nessuno, vero? Sì, alla mia parola. Avanti. Solal Mericur? Esatto. Dovevamo vederci. Henri Lardier, io seguo le transazioni. Si accomodi, prego. Immagino sappia che si tratta di un'operazione a breve termine sul rischio di cambio. Niente nomi, discrezione garantita. Ma bisogna agire presto, prima che la borsa di Tokyo apra. È chiaro che dovrò depositare i fondi su un conto separato. Ah. È per lei. Per me? Pronto? Sì, credevo che ci saremmo visti, ma poi... Non la prenda così. E no, io... Pronto? Pronto? Ho l'impressione che ci sia un piccolo malinteso. Devo andare. Sarebbe meglio pranzare tutti e tre insieme. Non vedo perché, se non ha fame. Invece sì, ho un buco nello stomaco. Oh. Piace. Capita. Ma perché vinci sempre tu? Imbroglio meglio di voi. Eccola, guarda. Vuoi che mi scopra? Me la presenti? Non ama i perdenti. Oh,
Buongiorno. Salve. Vorrei delle rose. Scelga il colore. Queste. Ne ho tante. Queste e... Venga, ne ho di belle anche dentro. Ah, bene. Fantastico. Senta, vorrei se possibile scalargli un po' e... Sì? E mantenere la stessa lunghezza. Sì, certo. Se non chiedo troppo. Si può fare. Bene, grazie. Si figuri. Aspetti. No, preferisco quelle bianche. Va bene, quante ne vuole? Beh, diciamo... tutte. Li appoggiamo qui? Sì, grazie mille. Che roba! Per una cosa del genere io potrei anche impazzire. Figurati. Ma succede un po' da chiaro. Sono ancora in ritardo. Tu sei nato in ritardo. Mi vuoi dire che cosa stai facendo? È più di un'ora che ti stiamo aspettando. Tranquillo, vero? Nah. Ce l'hai i soldi? Le banconote, ce l'hai o no? Beh, ce l'avevo, ma... Oh, merda! Dai, calmati, cos'hai? Stai invecchiando. Sì, sto invecchiando. E tu non cresci mai. Non ti preoccupare, ci penso io ai soldi. Quando arrivi? Ci sei tra mezz'ora? Avvertile, avrà un cliente. Rompi palle! Grazie. Grazie. Di niente. Oh! Mi scusi. Non mi scusi niente. Tanto. Apra la porta, mi hanno rubato il portafogli. Aspetti. Mi hanno rubato la carta di credito, devo bloccarla. Anche il mio! È una Visa. Non parta! Hanno rubato anche il mio di portafogli! Frank Moreau. E il nero che è sceso prima, quello alto. 18:34. Guarda, mi dispiace tanto. Sì, è immediato? Sicuramente arrabbiato, mi credo. Tu guarda come... Va bene, la ringrazio. Si parte o no? Vuole il numero? Si sbrighi, c'è chi deve andare a lavoro qui. Grazie. Servizio blocco carte, buongiorno. Sì, mi dica. Persa o rubata? Che tipo di carta aveva? Resti in linea, le passo l'incaricato. Il tuo cliente? Sì, buongiorno, signore. Il suo nome, per favore? Ruxell, molto bene. Un attimo solo, il tempo di entrare nei suoi dati. Ho bisogno del suo codice per essere sicuro che lei sia il titolare. Sì, 22:37. L'operazione è in corso. Perfetto, la sua carta è stata bloccata. Ma si immagini, piacere nostro, arrivederci.
possibile. Soltanto per sapere. L'incisione, la stampa, i colori, facciamo tutto noi. Champagne. Può dirmi il nome dell'incisore? Lei disegna e lui stampa. Sono padre e figlia. Lavoriamo in famiglia. Lo vuoi l'audio? Tanto lo so che dice. Li sta rassicurando. Quelli hanno paura che possa scambiare le matrici. Ci siamo, gliele porto. È ora che si gioca tutto. Ecco, ora Letelec è convinto di aver fatto l'affare. Sta controllando la qualità delle banconote. Segui le banconote. François, quanto ti manca? Fatto. Non vedrai mai biglietti come questi. Sì, non strafare però. I biglietti! Qualunque cosa succeda, tu rimani sui soldi. Non li mollare. Ma che cosa hai fatto? Ti avevo detto di non toccarlo, merda! Calmati, papà, calmati! Calmati un cazzo! Adesso come le risolviamo il problema? Dì al vecchio di finirla. Dai, zitto, sì. Non dire parolacce! Non toccarlo più, capito? Non sai fare niente. Pazzo! Fortene! Te ne vai tu! Io resto qua. Stai facendo allora, dei casini. Mi date una calmata? Te la fai facile, tu! Guarda cosa hai combinato! È impossibile capire che sono falsi. Li prenderebbe anche la Banca di Francia. Li può contare? Non serve, mi fido. Complimenti. Non ho mai visto un lavoro di questa qualità. Nemmeno io. Guarda la busta. Approfitta della confusione dei suoi complici per scambiarla con un'altra. Lo vedi? Lo credo che i biglietti hanno passato il test dell'esperto. Gli ha mostrato banconote vere. False, banconote false. Ti disturbo, Giulia? Figurati. Su cosa stai lavorando? Su una faccia nuova. Per ora gli do un po' di spago. Di solito non sei così buona. Mi piace il suo stile. Tu fumi troppo, Molina. Ho presentato la tua richiesta d'avanzamento, ma devo ammettere che non sono molto ottimista. Posso sapere perché? Finlay si presenta meglio. Forse è meno impressionante di te come risultati, ma rassicura molto di più. Vuoi farmi credere che non sei tu a scegliere il tuo successore? Beh, spero che chiedano la mia opinione. E? Che dirai in quel caso? Scusate il disturbo. Che c'è, Finlay? Salve, Molina. Salve. L'Ardier si è fatto beccare a Milano. Era pieno di soldi falsi. E poi? In albergo aveva anche molte mail sul computer. Le istruzioni per una rapina a Parigi firmate da Maxime. Lo sapevo. Sapevo che tornava quel figlio di puttana, non può stare nascosto. E sai perché? Perché deve provare a se stesso che è ancora il migliore. Ma stavolta lo frego, quel bastardo. Chiedi immediatamente l'estradizione. Sbrigati. Vedi, è questa la differenza tra voi due. In questo caso, tu cercheresti di beccare Maxime tutta da sola, pur d'avere il mio posto. Invece Finlay conosce la gerarchia. Non puoi fare niente per aiutarmi.
In giro si dice che Bruxelles stia preparando un'indagine interna, quindi abbiamo bisogno di risultati se tu vuoi veramente il mio posto. Devi fare in modo di prendere qualcuno in flagrante, voglio dire qualcuno di veramente grosso. Aiuterebbe molto la squadra e aiuterebbe molto il tuo dossier. Due carte per il signor Kruger. Anche per me. Due. Due carte. Cinquemila. Cinque. Più. Dieci. Passo. Anch'io. Sono curioso. Via. Anch'io. Tre re. Ben giocato. Io ci sto sempre a spennare un pollo, ma l'unico motivo deve essere la grana. La regola d'oro è non farsi prendere dalle emozioni. Mai avere legami con il pollo. La vendetta è pericolosa. Pensi che non siamo capaci di arrivare in fondo? Penso che possiamo ancora fermarci. Alla prossima, alla partita. Allora? Ha abboccato? È molto contento di come è andata. Vuole riprovarci prima di partire. Ti ha detto dove raggiungerlo? Al Belvedere di Monaco. Tanto non tornerà. Cosa? Tuo fratello non tornerà. E con quello sì? Grazie, ma non ho più l'età per le prediche. Lascia stare. Lardier in galera. Gli ho messo due mazzette false sotto il materasso. Evviva! Buongiorno. Fred. Vuoi bere? Sì. Siamo una bella squadra. Se vi serve qualcuno, pensate a me. I vecchietti sono sempre rassicuranti. Lavori a maglia? Alla mia età devo esercitare le dita. Faccio almeno due maglioni al mese, se no perdo la sensibilità. Guarda, ti faccio vedere. Senti, ho un lavoretto per te. Un assicuratore di provincia. Il pollo perfetto per un bidone, ma devi spennarlo subito. Dobbiamo agire in fretta. Mi spiace, non posso. Roba grossa? Molto grossa. Champagne. Mm-hmm. Mio padre dice che la vita è troppo breve per viverla a metà. Ha ragione. È un uomo saggio. Vorrei conoscerlo. Davvero? Mm-hmm. Che fai domani a pranzo? Perché?
Perché organizza una festa, sarebbe l'occasione giusta. Mi farebbe piacere, ma devo vedere un cliente. Che problema c'è? Porta anche lui. Dai, ti prego. Vedrò che posso fare. È così tutti i martedì o è una ricorrenza speciale? È martedì? Forse dovrei bendargli gli occhi. Perché? Perché sto per baciarti. L'avevo detto che non dovevano collegarsi al sistema di sicurezza della galleria. Guarda, roba da dilettanti. Non lo sa che lo sorvegliamo, vero? Perché è così che si disturba una trasmissione. La mia talpa è fidata, tranquillo. Cash vede il polo stasera. Arriverà. Se tarda, farà il terzo incomodo. Eccolo, ora si vede. Ha un certo fascino. Che succede ora? Credo che stiano mandando via lo zigano. Sicuro che non ha più bisogno di me? Certo. Siete una coppia bellissima. Io sono sposato da 30 anni. È l'avventura umana più bella. Non ti ricorda qualcuno lo zigano? Di essere manipolati. A volte mi chiedo... Se queste luci sono qui per mostrarci le cose, mi segui? Sì. O per confonderci la vista? È interessante, eh? No? Sì. Mi vuoi sposare? Come, scusa? Ho detto mi vuoi sposare. Non aspettano nessuno. È lei il pollo. Champagne. A che punto sono? Al trionfo delle smancerie. Ti aspettavo alle 7. Non li mollare, il mio informatore dice che il colpo è grosso. Arrivo tra poco. Allora, è arrivata quella risposta. Che succede? Non l'hai saputo? Maxime è a Parigi. Jean, metti in allerta la polizia di tutti gli arrondissements. Ti posso parlare un secondo? Ti ascolto, grazie. Se cattura un grosso nome, il nostro accordo è sempre valido. Se sarà Finlay che prende Maxime, tu sei fuori gara. Senti, stai cercando di incastrarlo da almeno 15 anni. Finlay non ce la farà mai da solo. Sono sicura di avere la pista giusta. Ma voglio mani libere, muovermi a modo mio. Scordati i sistemi da funzionario. Perché? Ti hanno mai fermato? Le ho detto di non chiamarmi. Mi ero scordata. Comunque adesso parla. Non ho niente da dire. Perché non mi hai detto che il pollo era lei? Voglio sapere quello che fanno, quello che preparano e quando. Muoviti, Nardier. Ma io non c'entro. Fred, voglio un rapporto quotidiano su tutto. Ho parecchi amici qui dentro. Chiudi la bocca. Zitto. Thank you.
hai fatto paura, porca vacca. Con chi sta parlando? Con lo zigano, credo. Allora, com'è andata con la ragazza? Dov'è la donna? Come ti fermi? Lasciamo perdere. Ah, vuoi scherzare? Avevi ragione. Niente emozioni. Non puoi farmi questo. Se l'ammazzano, è finita per noi. Non può mollare adesso. Sarà dura. Vuole scendere per caso? Sei pazza di me? Come che si chiama lei? Molina. Ispettore Giulia Molina. Ho conosciuto un Molina. Un uomo per bene. Un po' stupido, ma per bene. La signora è convinta che stiamo preparando un colpo. Oh, intendi qualcosa di illegale? Mm-hmm. Vi consiglio di prendermi sul serio. I soldi falsi non perdonano. Minimo 10 anni. E con un buon avvocato. Se la signora è venuta fin qui è perché c'è una soluzione. Lei permette? Non capisco. Mi chiami per dirmi che ti puoi fermare e poi ti presenti con un poliziotto. Cos'è questa pagliacciata? Che altro potevo fare? L'età lei va in giro con una banda di gorilla, promettendo una barca di soldi a chi ci trova. Secondo me è ora di andare in vacanza. Non dirmi che li hai visti. Beh, te l'avrei detto. Ah, beh, allora chiudiamo tutto quanto e tanti saluti. È fuori discussione. Pensateci un momento. Io sono quella incaricata di sorvegliarvi. Voi quindi continuate a fare quello che avete cominciato. E io scrivo un lungo rapporto in cui racconto che state belli tranquilli.
Scusate. Vi sto offrendo il più perfetto degli alibi. Ma voglio la mia parte. Dille di andarsene subito prima che la mandi a fare in culo. Se dobbiamo essere una squadra, sarebbe preferibile che lei mi parlasse con un altro tono. Va a fare... suo cambierei atteggiamento. A una certa età gli anni in prigione si sentono il doppio. Ci pensi su. Può anche arrestarmi, ma non lavoro con gli sbirri. Il gioco forse è troppo complicato per te. Ti va di giocare? Mi sembra che il tuo socio ti manchi. In situazioni del genere, François tende a improvvisare. E non è detto che sia convincente. E credi che io possa esserlo? Diciamo che hai altri argomenti. Champagne? Approfitto di questa piccola pausa per ringraziarvi della vostra presenza. Esprimi un desiderio. Signore e signori, continuiamo. Fatto. Ripeto per chi è appena arrivato. Le offerte non hanno lo scopo di acquistare l'animale di cui vedete il ritratto, ma sono solo un pretesto per raccogliere fondi per l'associazione. Mark, prego. Si chiama Patapouf e ha 3 mesi. Il miglior offerente diventerà il padrino dell'animale e riceverà notizie e fotografie del suo protetto ogni mese. Sì, certo, lo farò. Scusatemi, figurati. 7.000 euro. 7.000 la signora. È arrivato. Vi prego di scusarmi. Signorina. 11.000 signore, complimenti. 12.000 per il signore con vestito blu. Lo sapevo che venivi. Papà, vieni. Lui è Cash. Mia figlia parla molto di lei. E per sua figlia lei è un mito. Il suo nome è veramente Cash? È un'invenzione dei miei nemici. Dovuta ai suoi successi. Così, a quanto ho capito, lei dirige una galleria d'arte, non è vero? Ah, vi presento la signorina Giulia Molina. Buongiorno. Buongiorno. Il cliente di cui ti parlavo. Ah, certo. Vi ringrazio per l'invito. Anch'io sono un appassionato d'arte. Era destino incontrarci, allora. Complimenti, signora. Complimenti. Vi prego di scusarmi. Ti raggiungo dopo. Sì. Non credo che al paparino ti piaccia molto. Il padre è il lavoro tuo. Io penso alla figlia. Signore e signori, ho l'onore di presentarvi un maschio.
È per lei che eri pronto a lasciare tutto. Non sei mai stata innamorata? Dovresti provare, si sta bene. Non ho ancora trovato la persona giusta. L'obiettivo è il padre. Fallo avvicinare. Poi il lavoro lo farà lui. Avrà voglia di rivederti. Faccio spesso questo effetto agli uomini. Per ora non è così evidente. Fagli sapere che sei una banchiera lussemburghese. Non credo che troverà la cosa molto erotica. Ti sbagli. Maxime non resiste a investire nei paradisi fiscali ad alto rendimento. Promettigli il 15% di interesse e lui ti proporrà un affare. E se non abbocca? Vuol dire che lo dirottiamo sull'arte. L'importante è che si fidi. I soldi verranno. Ci vorrà molto. Dipende dal pollo, per questo si chiama corteggiamento. Sì, va bene, ma per quanto tempo dovremo corteggiarli? Hai fretta, ispettore? Il gioco è troppo complicato per te. Signore e signori, l'unico e solo Tonino il Pinguino. Base d'asta 3.500 euro. 10.000! Complimenti, signora, 10.000! Sì, 12.000! 13.000, grazie signora! 13.000 e uno! 18.000! 18.000, bene signore! Qualcuno offre di più? 20.000! 20.000, siamo a 20.000! Incredibile! Il signor Dubray avrà la gentilezza di mostrarci la sua collezione privata quando sarà finita l'asta. Ah sì, solo perché lei ha insistito. In effetti ho alcuni quadri di artisti minori che possono interessare una collezionista. È molto gentile. Ha scelto il suo protégé? Mi scusi? Il suo protetto. Non ha intenzione di contribuire? Ah sì, come no, certo. Garanza adora ippopotami. Ippopotami? È così che chiamava gli ippopotami quando era piccola. Vedrà, sarà molto contenta della sua offerta. Beh, non ho scelta. Mi raccomando, però, non le ho detto niente. A più tardi. Promesso. Per avere clienti così affascinanti, lei non può essere privo di talento. Il signor Dubray ringrazia tutti di cuore a nome dell'associazione. Signore e signori, il prossimo protetto che stiamo per presentarvi... Come hai fatto a sprecare tanti anni lavorando nella polizia? Devo aver sottovalutato le mie capacità. Quindi, signori, vi presento Lulu l'ippopotamo. Base d'asta 7.000 euro. Ma lo fa apposta, è la terza volta che passa. Strano, non è il tipo d'uomo che fa aspettare una signora. Guarda il lato positivo, adesso possiedi un po' ippopotamo. A 18.000 euro pretendo una lettera al giorno. Mi stupisce che la tua fidanzata non sia venuta ad abbracciare il suo protetto. Protégé. Scusatemi se vi ho fatto aspettare. Non si preoccupi. Tenga, da quella parte vi precedo. Ha una bella casa. Di qua? Sempre dritto. È la dimora di famiglia. So che Garance vorrebbe organizzare qui la piccola festa dopo la cerimonia. Quale cerimonia? Il matrimonio. Non avrete cambiato idea, spero. Non credevo lo sapesse. Scoprirà presto che mia figlia e io siamo molto uniti. Mi ci gioco le palle. Assurdo, è troppo. Ma sì, un vero idiota. È stato un piacere, fregato. Entrate, vi prego. Tieni, mia cara. Il tuo fidanzato ti ha portato il ippopotamo. Oh, no. Dai, leva questa merda. Gentile a contribuire. Ma la giraffa non dovevi, la vendevamo lo stesso. Vero, Vincent? Ah, certo. Un coglione la voleva a tutti i costi. A 15.000 ha mollato e tu l'hai sostituito. Il signore è generoso. E poi paga cash. Adesso. Dai, basta. Punto. Ha capito, non è così scemo.
Ma di che parlano? Ci hanno fregato. Che parolone. Avete fatto un'opera di bene come tutti gli altri donatori della giornata. E avrete lo stesso notizie degli animali. Non siamo gentili? Eh già. No? E poi, se ti piace la casa, non ti fare scrupoli. L'affittano anche per un giorno. Non fare quella faccia. Tutti possono sbagliare. E poi, così ho conosciuto la signorina. I miei amici mi chiamano Maxime. Devo dire che ci hai fatto molto ridere. All'inizio credevo ti facessi notare per entrare nella compagnia. E poi cercavo gente. Ma dopo mi sono accorto che volevi prenderci per polli. E così ho ingaggiato Vincent. È molto bravo. Mi sono informato. È tuo il problema. Mi fa pena. Tu e i tuoi compagni mancate di stile. Non mi sto riferendo a lei. Tieni. Questa è per te. Che? Venga, si sieda con noi. Peccato, stiamo preparando un colpo che ti sarebbe piaciuto. Avremmo lavorato in famiglia. Giochi o sei fuori? Stavolta non fingo, attento. Che stronzo. Stronzo. Che stronzo. Sei davvero l'uomo che penso. Tutte le polizie lo cercano. Nessuno è mai riuscito ad incastrarlo. Sono sicuro che lei finge. Sì, intanto però sta con Vincent. Lui l'ho sistemato, gli ho dato soldi falsi. Devono solo beccarlo. Mi stai dicendo che a poker hai voluto perdere apposta? Ho un difetto, odio perdere. Maxime ha detto che sta preparando un colpo. Ah. E quando Vincent sarà fuori gioco, chiameranno me. Dovranno sostituirlo, non ti pare? E allora quella stronza sarà più gentile. Di che mi accusate? Cammina. Almeno potevate farmi prendere i soldi. Non si vede spesso un vincente 51. Se volevi incassare, non dovevi usare i soldi falsi. E quali soldi falsi? Dai, muoviti! E quella che ci fa qui? L'abbiamo beccato alle corse. Aveva solo qualche banconota. Non possiamo trattenerlo per molto. Va bene, sbattilo in cella e sospendi le intercettazioni sugli altri. Ah, ho le informazioni che mi hai chiesto su quel Dubreuil. Non mi servono, lascia stare. Fred, stammi a sentire. Fammi sapere quello che sanno su Maxime. Beh, ti informi e mi chiami quando lo sai. Capo, ti posso parlare un secondo? Signori, vi presento l'ispettore Giulia Molina. Loro sono gli ispettori Lebrun e Leblanc degli affari interni. Buongiorno, ispettore. Volevamo parlarle. Buongiorno. Beh, io vi lascio. Ho un interrogatorio in corso. Parlano di etiche, ci venderebbero al diavolo. Se non la disturbiamo troppo, avremmo un paio di domande da sottoporle. Dell'acqua? Lei non piace granché al suo capo. Fredda o normale? Immagino che ci abbia presentati come mangiasbirri. La verità è che abbiamo una diversa opinione del suo ruolo. I risultati non sono tutto per noi. Sappiamo che alcuni sequestri di denaro hanno preso il volo. Come minimo, Barnes ha voluto chiudere gli occhi. Oppure ne è stato l'istigatore. In ogni caso la pensione non la salverà. Noi dobbiamo riordinare il reparto. Se ha qualcosa da dire, deve parlare con noi. Non ho sete, grazie. Ma come?
Come ve lo devo dire che io non c'entro? Lo sapete che io non maneggio mai soldi falsi. C'è sempre tempo per cominciare. Capitano, mi ha colpito. Tu non esci di qui finché non mi racconti qualcosa che stia più che in piedi. Ma porca puttana, mi hanno incastrato, cazzo! Come ve lo devo dire? Con un altro tono. Ti avverto, Lardier, non è giornata. Dai, forza, ricomincia. Mi avevano parlato di una partita a poker. Questo tipo di serate di solito è una trappola. C'era un uomo sulla quarantina, uno sicuro di sé, il primo della classe, insomma, il pollo ideale. Il nome? Cash, ve l'ho detto, aveva tutto perfetto, anche il nome da coglione. Mai sentito. Ad ogni mano voleva fare lo spiritoso. Cioè, gli errori si pagano cash, pago sempre cash. Capito il tipo? E quelle due mazzette false sotto il materasso, che cos'erano? Una puntata del pollo? Posso aiutarvi a fare l'identikit, se volete. Perché invece non mi parli di Maxime? Di chi? Del tuo capo. Hai la casella di posta elettronica piena di mail con le istruzioni per preparare una rapina. E tutte firmate da Maxime. Per te questo che cosa vuol dire? Questa non ce la fai. Lo vedrete. Quante volte ti ho detto di non farti coinvolgere? La penna, certo, è da meschini, te lo concedo. Ma devi ammettere che il pupazzo come premio è piuttosto divertente. A me piace l'idea di lasciare la firma. Non puoi negare il tocco di classe. Quasi quasi mi dispiace che non c'ero. Glielo dica anche lei che non è così grave. Buongiorno, Fred. Che fine hai fatto? Hai perso il mio numero. Non devi vergognarti se un artista ti ha fregato. Qual è il suo gioco? Non ti va di vedermi? Per essere di periferia sei bravo. Ma oh, Maxime, è un'altra cosa. Fatti sentire, se non vuoi che dica ai tuoi amici che sei un informatore. Sembra che ad Anversa abbia rubato 17 milioni di diamanti usando solo un po' di sorrisi e qualche caramella. Dai, non è grave, può capitare a tutti. E in fondo te la sei anche cavata. Puoi tenerlo. È perfetto, è la mia misura. Dovevo prendere anche il braccialetto. La prossima volta. Vado a comprare le sigarette. Dobbiamo finire la partita. Hanno preso Vincent stamattina. Lo so, gli altri mi hanno già chiamato. Ma perché glielo dici? Ho visto come Maxime la guarda. Può esserci utile. Più è difficile, più il colpo è bello. Interessante. Però mi annoio. Una rapina. 12 milioni di euro. 10% per voi. Pensate di essere in grado? 30. 15. Se riesci a fare un Verdi alla 14. Conosci il mio handicap? Non l'ho fatto apposta. Non si è mediocri in tutto. Mm-hmm. Vi propongo di fare la pace. Vi conoscete da molto? È mia sorella. Vuole unirsi a noi? E dov'è che andiamo? Ha qualcosa contro il lusso? Immaginate un grand hotel in una giornata di sole. Per ovvie ragioni, per ora posso solo dirvi che si trova sul mare. Niente di più. L'importante è che tra qualche giorno uno dei suoi clienti depositerà in cassaforte una valigetta
contenente diversi milioni in diamanti. Pietre non registrate, di solito usate per operazioni poco lecite. Mentre questo cliente approfitterà delle comodità di una suite, altri clienti prenderanno la direzione del caveau. Avrei piacere di condurre io stesso questa visita di cortesia. Dovremo creare dei diversivi. Bisogna evitare occhi indiscreti. Orchestrerai tu le varie manovre di diversione. Si parte. Ci sono problemi, ispettore? Deve seguirmi. Ferma! Fermatela, polizia! Tu e i tuoi amici farete di tutto per farvi notare. Fate in modo di mobilitare la sicurezza e la direzione. La vostra missione sarà coprire l'avanzata della mia squadra. Il nostro primo obiettivo sarà il sistema di sicurezza. Una volta neutralizzato, non ci resterà che arrivare ai diamanti. Passeremo per la stanza attigua al caveau, l'hammam dell'albergo. Ho sempre voluto evitare la violenza gratuita. Mentre noi trasformiamo la MAM nella base operativa, voi moltiplicherete i diversivi. Ogni dettaglio deve essere studiato con precisione. Signore! Signore! Si sente male! Permesso? Permesso? Scusate. La riuscita dipenderà dalla nostra perfetta coordinazione. In base alle notizie di cui dispongo, ci vuole circa un'ora per sfondare il muro della MAM e forzare la cassaforte. A questo punto, organizzerai un ultimo diversivo facendo squadra con Garance. Hai visto, cara? Hanno messo delle tende Bello. Berbere sulla spiaggia. È rimasto tutto come 5 anni fa. Scusi, ma se è roba da luna di miele, preferisco lavorare con Giulia. Hai visto, cara? Hanno messo delle tende berbere sulla spiaggia. Meraviglioso. Non è cambiato niente in 5 anni. Eri qui 5 anni fa. Sì, te l'avevo detto. Ma sì, ma no, ma non sì, l'ho mai saputo. Bernard. Pensa che stupido. E io volevo farti una sorpresa. Tu smettila, che venivi qui a fare la puttana con un altro uomo. Ma ti rendi conto? Non hai nessun rispetto. Ok, se è questo che vuoi, contenta? Stronzo! Scusi, non avevo capito. Allora è meglio fare squadra con sua figlia. Sì, a lo fare sapevo. La puttana con quell'altro, sì. Ma sì. Va bene così. Ah, okay. Se è questo che vuoi. Ah, ora va bene. Dopo aver preso i diamanti, avremo esattamente 8 minuti per sparire prima del nuovo controllo automatico della cassaforte. Ma la cosa più importante è che i diamanti non registrati non esistono. E se i diamanti non esistono, non esiste neanche la rapina.
non ci resterà che brindare al nostro successo. Noi. Secondo te è sua figlia? Beh, come no? E tu sei mia sorella. Potreste diventare intimi. Scusa? Beh, lui vuole... Risparmiami le tue volgarità. Sarà pure un imbroglione, ma si capisce subito che è un vero gentleman. Infatti mi ha invitato a cena. Bravo. Riuscirai a lavorartelo? Sono uno sbirro. È il mio mestiere avere a che fare con i sospettati. Sì? Hanno ammazzato Fred. Cosa? Fermiamo tutto e filiamo. È stato Letalek. Te l'ho detto che ci stavano cercando. E adesso toccherà a noi. Non dovevo ascoltarti. Ora dobbiamo sparire, senza neanche fare le valigie. Non possiamo fermarci ora. Ma guardalo. Maxim ha abboccato, so della rapina. Sapevi chi era? Dai, possiamo farcela. E possiamo anche farci ammazzare. Ma non capisci, li abbiamo in pugno. Valla a spiegare a Fred. Lascia, ci parlo io. Chiudiamo questo colpo e dopo troviamo chi è stato. Lo sapevi? Tu sapevi che era Maxim fin dall'inizio. François ha ragione, la colpa è mia. E quando pensavi di dirmelo, eh? Va, lasciami in pace! Con me non funziona così! La penna di pollo, il pupazzo, eh? Il tuo grande amore di merda! È così? È vero? Mi hai preso per il culo. Dammi un motivo per non ammazzarti. Maxim doveva umiliarmi per parlare. Non avevo scelta. Ora crede di avere tutto sotto controllo. Credi veramente di poterlo fregare? Se diamo retta all'Ardier, l'identikit è quello. Non so dove, ma l'ho visto. Non è in nessuno dei nostri archivi, ma se esiste magari è solo un pokerista a tempo perso. Con banconote false. Beh, nessun professionista si metterebbe contro l'Ardier, lo sanno tutti che è pericoloso. Forse è uno sbarbatello che non sapeva chi aveva davanti. Ora so dove l'ho visto. Capitano. Più tardi. Non glielo consiglio, Molina si incazzerà. Faccia nuova. È così che l'ha chiamato. Basta che chiediamo a Mickey. Ha collaborato con lei. Portami questo Mickey. E trovami subito Molina. Buonasera. Buonasera. Ha un aspetto magnifico. Sì, anche lei non è male. Spero che non trovi tutto questo un po' troppo precipitoso. La vita è breve, non mi piace aspettare. Suo fratello sa che noi ceniamo insieme? Non è mio fratello. Devo essere geloso?
Ho l'aria di una donna che si accontenta di un dilettante. Non le piace molto, vero? È evidente che mi detesta. E trovo patetico che non sia capace di nasconderlo meglio. Finirò per convincermi di aver sbagliato socio. Chissà, forse è arrivata l'ora di cambiare. Amici o nemici? Ne ha tanti di nemici come Cash, Maxim. Meno di lei, ispettore. Non affido niente al caso. Dopo l'arresto di Vincent ho fatto una piccola indagine. Le confesso che non riesco a capire le sue intenzioni. Questo è un modo per chiedermi se può fidarsi di me. So che è difficile da credere, ma io non sono stato sempre un funzionario esemplare. Molto presto avrò gli affari interni alle costole. È da tempo che penso di cambiare carriera. I diamanti arrivano domani e domani sera saranno nostri. Un sudafricano approfitta del suo viaggio annuale in quell'albergo di lusso per pagare i mercenari che sorvegliano le sue miniere. Questa è la buona notizia. E la cattiva? Quella cattiva che stiamo per rubare 12 milioni di euro a gente che non possiamo permetterci di avere come nemici. Il loro capo è quel tipo di bastardo che la Francia esportava in Algeria o in Cile. Un suo collega. Uno specialista degli interrogatori. Rubare i diamanti non basta. Devono poter sospettare di qualcun altro. Adesso comincio a capire per quale motivo ha ingaggiato Cash. Spesso si diventa vittime a voler essere complici. E come fa ad essere sicuro che daranno la colpa a lui? Il capo dei mercenari, le Talek. Vogliamo andare a tavola? Per questa sera propongo di non parlare più di lui. Prego. Mi creda, ho la situazione sotto controllo.
Che fai qui a quest'ora? Mi preoccupo. È Cash che ti ha detto di venirmi a fare la predica? Non ho bisogno di lui per questo. Pensi anche tu che sia vecchio? Digli di non preoccuparsi. Sarò all'altezza. Se fossi andato con Solale invece di restare nel pulmino come un coglione, non saremmo arrivati a questo. L'avrei aiutato. Non è colpa tua. Sarei dovuto andare su con lui. Ce la faremo. L'Ardie ne avrà per 20 anni. Me ne frego di lui. Chiuso in galera è solo un testa di cazzo. È il suo capo che voglio. Non mi hai ancora detto dove ci incontreremo domani. Ti chiamo io. Giulia. Arriva sempre il momento in cui si deve scegliere. Buonasera, ispettore. Che ci fate a casa mia? Cerchiamo il nostro rapporto su di lei. L'avevo lasciato in ufficio. Vado a prendere un caffè, torno e non c'è più. Completamente svanito. L'abbiamo cercato dappertutto. Che cosa volete? Parlare. Prenda esempio da Finley, lui almeno collabora. Ci ha parlato dei suoi sistemi, gli informatori, i trucchetti, le bustarelle. Ci sarà anche un po' di gelosia, ma l'etica. Siamo preoccupati per lei. Ma se ci aiuta, più ne sapremo, più saremo gentili. Siamo fatti così. Beh, una soluzione ci sarebbe, il colpo su cui sta indagando. Ce lo passi e noi dimentichiamo tutto il resto. Potrebbe anche essere promossa. Che ne direbbe del posto di Barnes? Intanto prendo tesserino e pistola. Non ne avete il diritto, su, me li ridia. Lei parla di diritto a noi? Senta, LeBlanc. No, LeBlanc è il biondo. Io sono LeBlanc. Non può sbagliare. LeBlanc è il biondo e il moro è LeBlanc. Ah, sì, c'era un messaggio. Un certo Cash voleva sapere se la serata è andata bene. Sì, direi che si è divertita. Giulia, sono Barnes. Dove cazzo sei? Ti ho cercato dappertutto. Mi servono informazioni sul tipo che stai pedinando. Ma è così che tratta il suo capo? Decida in fretta. Ha tempo fino a domani. È tutto quello che sai? Sì. Anzi, no. L'ispettore Molina mi ha chiesto di trovare informazioni su un certo Dubray, ma quando le ho trovate non le ha volute più. E questo perché mi dovrebbe interessare? Perché la cosa è strana. Alex Dubray era un pezzo grosso dell'agroalimentare, ma è morto 6 mesi fa per un aneurisma. Avanti.
Ho trovato qualcosa. Lo sapevo d'averlo visto. François Macari, arrestato 5 o 6 volte per frode. Ha lavorato per lungo tempo in coppia con Solal Mericourt. Quello che hanno ammazzato l'altr'anno? Proprio quello. E indovini chi era stato accusato dell'omicidio, ma il caso fu archiviato? Lardier. Scusi. Portamelo qui. Ci vorrà un po' di tempo perché l'abbiamo mandato in cella a dormire. Vallo a svegliare subito. Ok. Pronto? Sono io. Al Belvedere di Monaco, alle 16. Ci sarò. Leblanc, sono Molina. L'ho svegliata? Accetto la vostra offerta, ma dividiamo il merito dell'operazione, chiaro? Non si fida di noi? Parli, avanti. Mettermi anche la cuffia. Te l'ho detto. Credimi, più sei ridicolo, più funziona. Sì, ma perché sempre io? Perché devo fare sempre l'incazzato o lo zigano di turno? È una questione di fisico. Ti si addice. In cura con i suoi assistenti, non lamentarti. E soprattutto non improvvisare, non cambiare niente.
I miliardari si lamentano. Si lamentano sempre. Ho cambiato il sistema video. Ufficialmente ora è in riparazione, è tutto nostro. Percorso da combattimento. La cyclette va bene, ma prima voglio mangiare. Prima un po' di cyclette e poi puoi mangiare. Me ne frego di quello che dice, ho fame. Ecco, c'è il sushi? Sì. Porti il sushi. Si direbbe che lo fai da sempre. Spero che sia l'ultima volta. D'accordo, pedalo, ma pedalo da solo, chiaro? Solo, non voglio nessuno in palestra. Con quello che pago potrò avere un po' di intimità, no? Ci muovo, forza. Ci ritroviamo alla barca. Io sarò la prima a salire a bordo. Voi piuttosto pensate ai diamanti. Chiudiamo il colpo e te lo lascio. Dovrei sentirmi in colpa. Se avessi voluto tenermelo, tu non saresti qui. E lui? Sapeva che faceva. Ha giocato e ha perso. È la regola. Tutti fuori di qui! Fuori! Forza! Quello è Kruger, il corriere. Di solito non esce. Comunque gli ho messo delle telecamere nel caso uscisse per controllare i diamanti. Come sta andando? Come previsto. Guarda, stanno forzando la cassaforte. Dimmi quando arrivano i mercenari. Facciamo sempre squadra? Perché vuoi ancora sposarmi?
Cos'era stanotte? Un addio? Un bisogno. Non devi dirmi altro? Sì. Può aspettare nella sala lettura, su al primo piano. La ringrazio. L'Italex si trova nel corridoio parallelo, alla vostra sinistra. A sinistra, si fa prima. Tu non vieni? Cazzo. Capitano, non può più fare a meno di me? No, è che volevo venirmi a scusare di persona. Riguardo ai soldi falsi, ora so che non c'entri. Quindi, se fossi così gentile da presentarmi... Va bene, l'avete trovato. Che bravi. Vuoi un dolcetto? Che gentile. Allora, va bene così. Di un po' ti ricordi di Solal Mericourt? Avevo un alibi, fui prosciolto. Ora ti dirò quello che penso. Penso che il piccolo Cash e i suoi amici vogliano la pelle di chi ti ha ordinato la morte di Solal. E penso che questo tipo potrebbe essere il tuo capo. Maxim. Oh, no, 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 no. Non parliamone più. Non ho mai avuto capi io. Sono indipendente e sono uno libero. Non prendermi per il culo. Un idiota come te non fa tutto da solo. È Bruxelles. Gli affari interni. Un certo capitano Leroux vorrebbe parlarle. Sì, sono io. Sì, i vostri due ispettori sono già venuti a trovarmi. Le Blanc e Lebrun. Ma no, non la prendo in giro. È sicuro? Sì, ok. La dovrò richiamare io. Non ci sono mai stati degli ispettori Lebrun o Leblanc agli affari interni. Nuovo messaggio. Ma dove siete? Sono già nel cavò. Così vi sfuggiranno. Avvertitemi quando siete pronti. Buongiorno, signori. Benvenuti. Dove siete finiti? C'è un cambiamento di programma. Abbiamo riflettuto e pensiamo di non poterci fidare di chi tradisce il proprio capo. È immorale. Forse però le possiamo almeno evitare la prigione.
Se ci fai il nome di qualche collega, saremo comprensivi. Ah, l'avverto, tra 5 minuti l'albergo brulicherà di sbirri. È ora di levare le tende. Hanno già preso cash? Cosa? Guarda, ho detto al corriere che la cassaforte non è sicura. Così ha tenuto i diamanti nella stanza. Credi che ci saremmo fatti fregare ancora? Cash gli ha appena detto della rapina nel cavù. I mercenari troveranno Maxime. Mentre lottano tra loro, Lea libera Cash e io rubo la valigetta. Come? Con questa. Sono 30 anni che aspetto un colpo simile. Non ci speravo più. Ho iniziato col borseggio e poi 10 anni fa con le 3 carte. Ho anche venduto la Torre Eiffel ai turisti. Però qui siamo all'apoteosi. 12 milioni e una pensione coi fiocchi. Desolata. La pensione sono io che la prendo. Entra. Svelto. La prossima volta che uno stronzo cerca di scappare dalla miniera con dei diamanti nascosti, non chiamate la polizia. Ammazzatelo. La violenza è l'unica cosa che quelli capiscono. Sì, è vero. Vuoi da bere? No, voglio essere pagato. Calmati, non ti agitare. Fermi! Cosa? Sei sordo? Tu chi sei? Al posto tuo non lo farei. Tu non sei al posto mio. Faccia giù. Faccia giù. Giocatori, i biliardi, le cameriere. Mi creda, capitano, glielo giuro. E là in fondo, là c'era la sala da poker. Guardi. Visto, ho ragione. Eh? Eh? Non ho mentito. Il tuo alibi, il giorno della morte di Solal, chi l'ha confermato? Posso anche tornare in ufficio a cercare la risposta nel tuo dossier, ma così mi costringi a perdere tempo e mi arrabbierò di più. Per caso hai intenzione di farmi ripetere la domanda? L'ispettore Molina. Giulia Molina. Senta, sposti la macchina. Ma ho bucato. Sì, ma così blocca l'entrata. Le ho detto che ho bucato, mi aiuti invece di brontolare. E quali sono le cure che proponete? Ah, qualunque tipo. Le alghe? Le alghe. Massaggi? Massaggi, sì. Ah, capisco.
non sei mia madre. Metti in moto. Dobbiamo aspettare Maxim. Non aspettiamo nessuno. E tu resti qui. Ferma! Sì, certo. Buongiorno. 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 Mia moglie vorrebbe mettere i suoi gioielli nel caveau. Mi dispiace, signori, non è possibile. Ah, sì? E perché? L'albergo purtroppo non possiede nessun caveau. Sì, ci sono quasi. Ci sono. Dio, che caldo qui dentro. Pensa ai diamanti, così ti rinfreschi. Dai, mo. No, oh, tocca a me. A che punto siete? Sì, dai, te l'ho fatta. Sto perdendo. Sei quasi a secco. La porta! Un po' di rispetto per il poker. Posso giocare? Solal morto. Dubray, finto. Cash, finto. Lebrun, finto. Leblanc, finto. Lardier, coglione. Ho cattive notizie per te. Ti sbatto dentro per omicidio. Chi ho ucciso adesso? Solal Mericur. Voglio il mio avvocato. Ti daranno almeno 20 anni. Beh, possiamo accordarci, no? Sono tutto orecchi. Aveva sottratto una grossa somma da un'operazione e voleva ripulirla all'estero. È spuntato fuori Solal. Un finto broker, un bidone in due tempi. Ma il capo, dopo il primo versamento, ha capito che c'era aria di truffa. Data l'origine dei soldi, non poteva denunciarlo. Allora, vista la situazione, ti ha detto di ucciderlo? Eh certo, sì, lei mi capisce. E se non l'avessi fatto, mi avrebbe messo dentro, ovviamente. Eh sì, sono io la vittima, capitano. Non lamentarti, Lardier. Potresti essere al suo posto. Ti è fregata i diamanti, richiama tutti gli uomini. Portatemela qua. No, la voglio viva. Ci penso io a lei. Sì, amore. Posso prendere un gelato? Domandalo a tuo padre. Corri, svelto! Papà, papà! Posso prendere un gelato? Ma certo, amore mio. Te lo sei guadagnato. Ora puoi smettere di sferruzzare. Puoi scherzare, e poi le mie mani? Non
dico che la barba e il sangue finto non servano. No, no, ma il talento è più importante. Perché è la recitazione che fa tutto. Voglio subito un bacio. Champagne. Però sono stufo, sì, di andare in galera. Vi avverto, anche se l'ha messa in scena, io non ci vado più. No, ma smettila che ci sei rimasto solo un giorno. Tu credi che sia più divertente fare il cadavere? Io sono morto due volte, bello mio, non dimenticarlo. Sai che facciamo? La prossima volta ci vai tu in galera. Ah sì? Eh sì. Niente, non lo capiscono che fa male al morale. Se non ti è piaciuto, perché non provi a metterti una cuffia in testa e a farti chiudere in un armadio? Poi parliamo di morale. Sì. Sì, sì. Avete visto la faccia dei mercenari veri? Non vorrei averli alle costole. Secondo te chi preferiva, Lebrun o Leblanc? Chi era Lebrun? Tu? E tu sei Leblanc. Buono. Mandami la mia parte. Sicuro che non vuoi restare? No, non ho tempo. Domani devo essere a Buenos Aires. Ho lezione di tango. Ti riassumo la situazione. Hai il pieno e 10 minuti d'anticipo sui mercenari. Piccolo dettaglio. La pistola è caricata a salve. Hai anche un regalino. Da parte di Solal. Disturbo? Che ne dici di sposarmi? Beh, chiedilo a mio marito. Sì. Ah, mi spiace. A Solal. Biglia. Quello che arriva più vicino vince tutto. D'accordo?